Buonasera, chi siete? Sono Alessandra Chiocchio. Sono Laura Mancini. Ed io, Stefano Rubaldo, alias Festone. Siamo Metaplotters, ovvero gli autori della storia Sciogliersi nel ghiaccio. Sapete quanti progetti mi vengono sottoposti? Il vostro cosa avrebbe di diverso? È un progetto innovativo che offre in un'unica opera suspense, sentimento e risate. Un film che affonda profondamente le sue radici nella vita reale, attingendo alla quotidianità senza rinunciare ad offrire quel pizzico di follia che rende la vita di ognuno un po' speciale. Un film che saprà coinvolgere lo spettatore sino al punto da indurlo a compiere dei gesti estremi, quali ad esempio spegnere il cellulare durante la proiezione oppure trattenere la pipì fino alla fine dei titoli di coda. Bah, sarà come dite voi. E di cosa parla? C'è Remo, un imprenditore senza scrupoli che ha tutto il successo che vuole. Soldi, donne, potere. Poi però la fortuna lo abbandona e finisce anche in galera. La malosorte non lo vuole proprio abbandonare e gli tocca anche scontare la pena lavorando in una comunità di minori che gli danno un sacco di filo da torcere. Poi finalmente il debito con la giustizia è saldato e Remo può ritornare alla sua vecchia vita, che però adesso gli va stretta, un po' come i pantaloni dopo le feste. Quindi si trova al bivio. Ma non vi possiamo dire quale strada sceglierà. Ma perché proprio a me l'onore di produrvi? È un film che si rivolge a un produttore che deve avere doti di intelligenza, lungimiranza, in grado di capire che questo è davvero un film che non passerà inosservato. Un produttore che non vorremmo dovesse pentirsi tutta la vita per essersi lasciato scappare un'occasione così importante per lasciare il segno nel cinema con la C maiuscola. E poi c'è la possibilità di provinare un sacco di attrici e attori giovani e belli. Beh, su qualcosa sono d'accordo. Ma chi dovrebbe vederlo questo film? Certamente un pubblico colto, in grado di capire le grandi tematiche che sono alla base della vicenda. L'etica del lavoro, l'onestà, il senso di appartenenza a una comunità in un mondo che invece isola sempre di più l'individuo, lasciandolo solo con i suoi carcerieri, denaro, potere, egoismo. Ma non solo. Un pubblico di tutte le età. La varietà dei personaggi permette sia all'adolescente che alla persona matura di immedesimarsi e lasciarsi affascinare dai protagonisti della storia. Non c'è mica solo Remo. È trasversalmente adatto per età ed estrazione sociale a tutti quelli che nel cinema cercano evasione. La sua missione non è certo quella di destinare all'oblio tutto l'espressionismo sovietico, ma semplicemente di far alzare gli spettatori dalle poltrone un po' più sereni e divertiti di quanto non lo fossero prima di sedersi. Mica da poco! E perché dovreste essere proprio voi a riuscirci? È una storia di sicuro successo, nata dalla collaborazione con gli altri autori e frutto di un'armonia e di una sintonia formatesi nel tempo. E che ci hanno fatto vivere come se noi stessi fossimo i protagonisti della storia. Abbiamo dovuto affrontare e risolvere le situazioni e le problematiche che ci si sono presentati ai protagonisti durante la narrazione, come se fossero nostri. E ora nessuno più di noi conosce questi personaggi. Abbiamo abusato della pazienza di parenti, amici, conoscenti, coniugi, i quali non ci hanno linciato durante la scrittura della storia. Adesso noi non vorremmo che lei dovesse fare i conti con la loro ira nel caso, che io ritengo remoto, lei decida di non farci fare questo film. Ragioniamo per assurdo e mettiamo il caso che vi possa anche credere. Ma di questo film c'è proprio bisogno? Certo, è il film giusto al momento giusto. Poteva andare bene ieri, potrebbe andare bene domani, ma è perfetto per oggi. È un'istantanea del nostro tempo, fatta con una macchina fotografica che immortala non le persone, ma i loro sentimenti. È un film che dà coraggio, voglia di riscatto, che dice alle persone che esiste un'altra possibilità, che non tutto il male viene per nuocere e che quello che ci può sembrare una disgrazia può rivelarsi un colpo di fortuna. Questo film dice alle persone quello che hanno bisogno di sentirsi dire, cioè che un altro mondo è possibile. Il cambiamento deve partire da ognuno di noi e non è più rimandabile. Cambiare e fare questo film è ora più che mai necessario. Va bene, ci penserò, ma mi faccio vivo io, capito? Mi faccio vivo io. Grazie.